Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Qua davanti abbiamo Matteo con la Z750 e un bel po' di traffico. Stiamo andando al passo del San Bernardo. È la prima volta che ci vado, Matteo sa già la strada, quindi seguiamo lui. L'unica cosa è che abbiamo beccato coda in autostrada. Six and a half hours later. Siamo riusciti a uscire dall'autostrada. Guarda Matteo. Bene, non mi sentivo più sangue co. Sento proprio il sangue che sta inondando. GoPromuniamo anche Matteo. Allora ragazzi, stavamo valutando se togliere il DB Killer oppure no dell'MT, però è troppo caldo, quindi lasciamo stare. Abbiamo fatto benzina e si parte. Sound check. Si incomincia a salire e di conseguenza inizia a far freddo. Abbiamo passato a Aosta, come potete vedere già il paesaggio è magnifico. Anche qua ci sono i tappi, ciclisti tantissimi, quindi se venite qua occhio ragazzi. Ma le mucche in mezzo al prato, ma al San Bernardo ci sono i San Bernardi. Commentate secondo voi qual è la risposta. Facciamo gridare il MIV. Che bella strada ragazzi, spettacolo, poesia pura ragazzi, poesia pura. Colle del GS Bernardo, magari se cambiamo marcia andiamo avanti. Ah, Matteo scalda le gomme, guardatelo. Cominciamo. Boh, Matteo, so già che adesso lo perdiamo subito, prima di subito. Mamma, allarghiamo bene, raga. Mi fai passare, grazie. Tutte curve gomito, raga. Ho portato anche il drone, quindi se si può si droneggia anche. No, devo tirarla sulla visiera, ragazzi. Voglio assaporare il suono del MIV con questo paesaggio. Mi sarei potuto portare dietro un bel maglioncino di lana, visto le temperature. Sa, posso passare? Vladit, passiamo. No, non riusciamo. È ora o mai più, ragazzi. Ma guarda come si pennella bene, guarda. Cioè, guardate lo spettacolo che abbiamo davanti. Guardate. No, la natura è una cosa meravigliosa. Io ve le porto sul canale, quindi lasciate like, per favore, ovviamente. L'attraversamento di mucche, ci becchiamo, ragazzi. No, voglio andare vicino. Che figata, che spettacolo. Ciao mucca, il pastore. Non mi avvicino di più perché non vorrei spaventarle. Su questa mi incorna. Che belle. Guardate la magia di questo posto. Secondo me chi non è motociclista non riesce a capire bene di cosa sto vivendo in questo momento. Non vedo l'ora di vedere il paesaggio da lassù. Me lo sto proprio godendo. Il MIV incomincia a scoppiettare. Anche se ha il DB Killer, si vede che si sta divertendo pure lui. Ma guardate qua. Che figata, è uno spettacolo. Ci sono molte piazzole di sosta. Che bello. Anche l'RS3 qua che abbiamo qua, che è grigio nardo come il mio casco. No, che il laghetto. È uno spettacolo, Matte. È uno spettacolo. Se vai su di là vai in Svizzera. Cosa facciamo? Vogliamo andare su. Vuoi andare su in Svizzera? Andiamo a vedere il confine con la Svizzera. Queste sono le bancarelle con i San Bernardi. Sta Lotus. Welcome. No, siamo in Svizzera con l'MT. Spettacolo. Sono andato anche fuori Italia con l'MT. Stupendo. Sì, qua due guardrail però potevano metterceli, che curvone. No, ma guarda, è da foto, infatti Matteo si ferma. No, Matte, ma che spettacolo è. Bisogna staccare l'internet qua, L'MT in Svizzera. Sì! Ragazzi, ci siamo fermati a fare due foto che vedrete
poi sul mio Instagram meravigliose. Allora, facciamo un pezzettino di Svizzera, giusto per dire siamo stati in Svizzera, e poi torniamo su al laghetto a far volare il drone e soprattutto a mangiare, che ho fame. Abbiamo fatto tutta la discesa da là in alto fino ad arrivare qua, dove c'è anche un ristorante. Purtroppo non ho ripreso la discesa perché la GoPro ha deciso di spegnersi proprio durante il pezzo iniziale della discesa. Adesso risaliamo e andiamo al laghetto a rifucillarci. Guardatelo lì, adesso faccio lo zoom, guarda. Faccio lo zoom. Ma che bello. Testuggine. Con sto casco di Vale. Boh, adesso si sale e via. Ragazzi, stranamente l'asfalto era più bello in Italia che in Svizzera. Sto pezzettino qua è un po' ni, ecco. Ragazzi, siamo ritornati quasi in Italia. Quella corre. Corri, corri, corri Batman. Devi salvermarti. Ah, i cani là sopra. Mamma mia che bello. Italie. Direi che il pranzo ce lo siamo meritato. Ragazzi, andiamo a mangiare. Ragazzi, abbiamo fatto la dronata, bellissime riprese qua dal laghetto del Gran San Bernardo. Vi salutiamo e vi invito a cliccare like, commentare, iscrivervi al canale, un like per lo Z750 di Matteo. Ci vediamo al prossimo video, sempre qua su LP One Life. Ciao!